Wahey coach, ben ritrovati in questo nuovo video unboxing del vostro Unlink 91. Ora, come avete letto dal titolo, andrò ad unboxare il vero Yo-Kai Watch Blaster, però prima ci sono delle dovute spiegazioni da fare. Perché la serie di Yo-Kai Watch Blasters Cricca dei Gatti Rossi sta mancando da un po' di tempo sul canale? Questo perché non riesco ad andare avanti. Semplicemente dopo la sconfitta di Robonian 28 mi sono bloccato a Felimonio e a Kankan. A Super Felimonio e Super Kankan. Il problema non si presenta quando loro sono in città che vagano e tu hai un'area di movimento enorme per riuscire a difenderti dai loro attacchi e scappare, ma il problema si presenta dopo sul ring, che l'area è limitatissima e loro attaccano a raffica e non gli fai neanche un minimo punto di danno. Ho visto altri che l'hanno fatto, ho provato lo stesso team, le stesse combinazioni. Niente, peggio di prima, quindi tutto a posto, ho risolto andando avanti nella storia del capitolo 11. Almeno faccio qualcosa, se no resto fermo lì per un altro mese. Ma passiamo al pezzo forte di questo video, lo Yo-Kai Watch Blaster, senza S finale. Questo oggetto appare in Yo-Kai Watch 3, e se avete visto il mio let's play comunque sia di Yo-Kai Watch 3, lo avrete anche visto in azione. Ma andiamo a vedere quello vero. È un robo così grosso, e siccome è verde c'è anche un po' di verde disegnato, il green screen cancella tutto. È ancora in cellofanato, mi è arrivato appunto qualche ora fa, e niente, andiamo a vedere cosa c'è dentro. Io, siccome sono furbo, che ho fatto, ho preso la versione completa, quella con il blaster, con l'orologio, il Dream Watch, lo Yo-Kai Watch Dream, e appunto con le monete di Tengu Jibanyan e di Robonian USA. Eccolo qua, apriamo. Bello questo, guarda un po' che mi è arrivato. Del cartone! Ne avevo bisogno. Oh oh oh, ehi, ehi, ehi. Allora, iniziamo con una cosa bella. Appunto questo, il Dream Watch. E con questo ho tre Yo-Kai Watch, ovvero quelli, proprio gli orologi che si mettono al polso. C'è anche la moneta di Robonian, sì, vabbè, ovviamente le monete, appunto, come abbiamo visto lì. E a breve mi arriverà anche il modello U, modello U, insomma. È il modello che prende Eidi quando va da Akihabara, e quindi ho ordinato anche quello. E con quello ho tutti quanti i modelli di Yo-Kai Watch di questa serie. Perché in teoria sarebbe anche uscito il Kuroi Watch, ovvero l'orologio nero, e l'Ogar Watch, l'orologio per controllare appunto gli yokai demoniaci, se vogliamo chiamarli così, gli orchi, in poche parole, quelli che discendono dalla famiglia degli orchi. Però quelli non li ho ancora ordinati, vorrei ordinarli in futuro, ma per il momento con quelli che ho ordinato ora finisco la serie principale, la serie canonica. Molto bello, davvero davvero bello. Poi, questo è bellissimo, mi sa che lo tengo boxato forse, non lo so. Qui c'è altro ciarpame, sì, altro cartoncino. Questa è la scatola, la teniamo perché sono un collezionista schifoso. E ora il blaster, eccolo qui. Questo invece lo apriamo e ce lo gustiamo per bene. Vedi, però l'immagine è fasulla, ti dice il Dream Watch va qui dentro, ma non ti dice compralo a parte. No. Eh no, c'è anche il YC chip, il chip Yo-Kai, perché i chip non si sa. Il 2016, sì, praticamente è l'anno in cui è uscito Yo-Kai Watch 3. Ok, le istruzioni che sicuramente leggerò. Bella, non è la prima volta che tengo in mano una moneta di Yo-Kai Watch, ma è molto bella, molto più bella rispetto a quelle che sono arrivate finora nel nostro continente, Cavoli. Davvero bella, ha un sacco di riflessi che purtroppo si vanno a mischiare male col green screen. Però io dico, tutto questo spazio solo per la moneta? No, scusatemi, Cos'è? Praticamente fammi capire, io dovrei mettere il modello Dream qui, inserire la moneta e premere per far sentire il verso del... No, dai! Cavolo, ora devo provarlo.
Vedi quanto sono bravi i giapponesi? Hanno messo lo scotch che non strappa via la carta dalla confezione. Bravi. In Italia non lo fanno perché sono maledetti. Non ci sono le pile? Sì, per metterlo appunto. Praticamente. Sì, praticamente si sgancia. E lo metti appunto nel blaster. Però devo cambiare le pile perché non va. Fortuna che ce l'ho perché giocando col telecomando Wii uso spesso le pile, appunto. Bene. Quando la levi. Bene. Ma ora la vera cosa bella da provare è sul blaster. Ma se io sparo. Grazie. Ovviamente per levarlo qui sotto c'è questo pulsante, si preme e si gira, siccome io non sto girando, ecco, si gira e si leva. Ovviamente il blaster è un aggeggino giusto carino, fatto abbastanza bene, fedele appunto al videogioco, tanto per far giocare appunto i bambini di età compresa fra i 5 e i 10 anni. È un bello oggetto da collezione per un appassionato di Yo-Kai Watch. Ma non è vero nulla, perché proprio mentre stavo per mettermi a montare questo video, guarda un po' che arriva questo. È fine arrivato oggi. Poco prima che mi mettessi a montare il video che state vedendo ora. Quindi lo schiaffiamo anche questa sezione, lo schiaffiamo in mezzo a questo video. Abbiamo la medaglia di Usapion, o Usapion, perché penso che oramai si dica Usapion senza problemi, e Pinto Corn, perfetto, che dice Popcorn. Praticamente, sì, ovviamente medaglie che richiamano l'America. Va bene, c'è anche la micro SD. Abbiamo ovviamente l'orologio, che questo va in vetrina insieme a quelli, in vetrina, scaffale. Non ha le batterie anche questo, porca miseria, mi tocca. Ok, non ti arrabbiare però. Ah, la cosa che mi dispiace, sapete qual è più che... Vabbè, non tanto però, è che non è come il primo modello che tu premevi si apriva la cupoletta che proteggeva le monete, però si può fare a meno. Pinto Corn invece è misterioso, sì. Ushigi! Pinto con no. Sì, vabbè, calmati. In base alla moneta che mettiamo fa la luce diversa. Allora, abbiamo visto misteriosa, vediamo splendida. Misteriosa e sfuggente. No, non mi dire che... Ah, ci va. Come sto gennaio? Davvero? Non può leggerla, ma dai! Ma sono di una serie di... Guarda, questa sì però. No, non manco questa. Sono proprio di una serie a parte allora. Praticamente, siccome questo è il modello U, prototype U, non posso leggere le monete del modello Dream. Capito che stupidaggine? Vabbè, fa nulla. Allora mi divertirò con Usapion.
Vabbè, dai. Ora, per questo video è veramente tutto, ora. E come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo video delirio, di unboxing delirante. È incredibile come un gioco per bambini riesca a farmi divertire. Io come sempre vi ricordo che in descrizione trovate i link per Twitter e Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi a noi, ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye!